Ok ragazzi, benvenuti a questo finale capitolo finale, diciamo in inglese, di Resident Evil 4. Come potete vedere, finalmente ci siamo già inventati. Oh, che bellezza! Lo volevo fare adesso che non serve più a niente, giustamente, perché mi piace l'ordine e il ragazzino. Ok, parola a caso. Dunque, andiamo avanti, dobbiamo... non c'è più molto da fare. L'ultimo capitolo. Dobbiamo andare a ammazzare l'Odyssey. Premi col proprio doppietta, cazzo, non c'è niente. No, nostra missione. Ok, la vostra missione. Ok, adesso la sappiamo, l'abbiamo letta anche noi. Perfetto. Sì, anche questa ripresa per finire. Oh già, devo un succo. All'albicocca. Che buono. Allora, vediamo anche questi... incendiare come se ne avessi ancora bisogno. Qua c'è qualcosa? No. Welcome anche a te. Cosa posso fare? Vendere qualcosa, per esempio. Cioè, fine a se stesso, perché se questo posso vendere da un'altra parte la gemma, ottimizza. Qualche non posso. Cazzo, potrei prendermi un lanciarazzi per sacrificarmi le cose, però anche no, non è difficile lo scontro finale contro Sario, è più difficile quello tipo con Vittore Smendez, eccetera, eccetera, questo non è difficile. Eh sì, è il modo più giusto per fare il sopravvivere alle persone, lasciandole da soli. Questa è la logica di film, fumetti, videogiochi, eccetera, eccetera. C'è un pericolo, dividiamoci. Nel nostro caso, adesso va benissimo, perché lasciamo da parte un idiota. Mi sa che tu, Sandler, devi tirare le cuoia. Hai rotto, tutto il gioco è veramente... Non ti ci si soffoglia. Che mira. Immagino. What's so funny? Oh, I think you know. Non capisci? American Reflaming is a cliché that only happens in your Hollywood movies. C'è un pazzo, Fede. To entertain me, to show my appreciation, I will help you awaken from your world of cliché. Pazzo. Che schifo. E io stai back. Non te lo faccio poi quel cacchiolo. Per affrontarlo dobbiamo utilizzare un paio di possibilità che ci offrono lo scenario, ovvero dei barili esplosivi e delle trame di ferro. Ora vedremo come. Emergenza! Stiamo calmi, Stiamo calmi. Coordinato. Ok. Vieni qua. Vieni qua, pezzo di merda. Ok, uno. Su questo cazzo di occhio che se si può vedere di nuovo con io. Beh, che sta colpa del lato. Però non so qual è. Ok, poi. Andiamo qua? Vieni. Vieni qua. Vieni qua, c'è una bella sorpresa per te. Tutto non passa. Ok. Altra ammazzata. Non è difficilissimo in questo fondo. Qua siamo un sacco di preparativi, un sacco di... munizioni che useremo da... o comunque con molto questo dovremmo attraversare dovremmo attraversare però dobbiamo aspettare che si stia piacendo questa sia proprio la piattaforma mamma mia cosa possiamo usare con mia mamma vieni qua. Non mi lanciare niente, bastardo.
Ricardo, però ho detto non minacciare niente e minacciare cose. Tanto lui c'è un pallone esplosivo, poi andiamo a sfruttare anche quello. Niente,
giusto. Caricamento. Eterno. Eterno. Ci ha lasciato un'acqua scura. Fuggiamo. Affetto. You birds. Ok. Sta facendo l'aria di tutto cazzo. Sta facendo l'aria di tutto. Adesso c'è un tesoro sposto. C'è tenuto. Via. Sì, sì. Solo quello, non è che c'è tanto tempo. Ok. Col tasto in avanti acceleriamo. Ho premuto il tasto sbagliato. Merda. Sono bravo, Cioè, ho sconfitto Sable senza problemi. Poi mi schiaccio un po' con questo. Ma tanto qua come unimo 5-6 volte. Ogni volta che ogni cazzo di volta è così. Adesso qua va bene. Ho premuto male io. Non dovevo premere il tasto avanti adesso. Esattamente. Non c'è abbastanza spazio per accelerare. Però muoio sempre se c'è il leone degli aiuti di concepimento. Una bella mano ci si muove. Ok. E questo pezzo qua in avanti è passato. Non me lo ricordo abbastanza. Qua basta nel frattempo è saltato il pietinaria. Proviamoci di andare avanti. Sì. Vai, Dion. Ok, occhio a quello che casca. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Finale del evento, proprio stile film hollywoodiano. Si spuccia fuori, il sole si può fare proprio dei migliori finali hollywoodiani. E cosa fa riuscita fino a mo' adesso muore. Ah, contento. Let's go. Come on, let's go. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some... Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, no? Sorry. Come on, tell me. Che cazzo ci sono? Come on. Let's leave it at that. E qui è finito. E vi va. Vediamo un po', titoli di coda. Resident Evil 4. Oh yes. È finito il gameplay di Resident Evil 4, c'è tutto il titolo di testival, il titolo di coda, Grande Shinji forse l'ultimo Resident Evil degno di nota, qualche reverso che ancora non ho giocato, però molti mi hanno detto che è finito. Comunque, a parte questa digressione, io ovviamente vi ringrazio, come sempre, ad ogni fine gameplay, per avermi seguito il mio gameplay, per avermi seguito, messo mi piace, commentato, condiviso i miei video. Sono contento che vi sia piaciuto, sono contento che mi abbiate continuato a seguire anche dopo aver sospeso il gameplay, nonostante i problemi di montaggio con la facecam, eccetera, eccetera. Al momento non so bene, non so quando caricherò queste file, quindi non so cosa sto facendo in questo momento come serie. Probabilmente sto ancora andando avanti in Red Dead Redemption 2. Però, come sempre, diciamo, i suggerimenti per le prossime serie sono aperte. Mi raccomando, mi piacerebbe fare, perché spesso mi consigliate dei titoli, i classici Metal Gear, Crash Bandicoot, Resident Evil, mi piacciono molto, però vorrei fare qualcosa di un po' diverso rispetto agli altri canali, perché effettivamente i canali di gameplay tendono a essere un po' più duri.
quindi fare tutti quanti Metal Gear Resident Evil dopo un po' effettivamente scoccia, quindi vorrei fare qualcosa di un po' particolare, anche i console vecchi, che sono per forza roba di PS1, PS2, anche tipo NES, Mega Drive, queste cose qua. Fatemi sapere, se avete qualche preferenza, io cerco sempre di assecondare le vostre richieste per quanto mi è possibile. E quindi niente, io vi ringrazio, salutiamo questi titoli di coda. Infatti i personaggi di questo gioco sono frutto il gioco protetto dalle leggi del Dipartimento di Polizia di Re, con la propria distribuzione della produzione non autorizzata possono risultare responsabilità civili e penali da parte di un autorizzato della Stasi. Non finisce qui, cioè, cazzi vostri, se è piegato una cosa. Anni che si fuori? Se ne prende gli occhiali. Ok. E così è veramente finito che si sentivo 4. Lasciamo andare a vedere cosa si blocca. Allora, colpo del segno finale, colpo del segno 80%, nemici uccisi 768, vite utilizzate 10, tempo impiegato 10 ore e 18 minuti. Perfetto, mi ha dato abbastanza bene. Adesso puoi comprare un lanciarazzi infinito e una matita da negoziante. Ok, perfetto. Quindi possiamo ricominciare l'avventura con lanciamissili infinito. Poi serve ancora la missione, quella di sparare i bersagli del mercante, che ci dà delle altre armi, se non sbaglio, la Chicago Typewriter, che è una sorta di mitraglietta, anche quella delle armi delle infinite. E poi ci abbiamo anche gli extra, Separate Ways, la segmentata del Mercenaries e Browser filmatore qua, per vedere i filmati. E questo non so se fare magari anche Separate Ways e la segmentata e magari qualcosa del The Mercenaries. Vediamo, comunque, diciamo che sostanzialmente il gameplay finisce qui. Io vi rinnovo i miei ringraziamenti, ovviamente, come avevo già detto poc'anzi, e noi ci vediamo al prossimo video di un prossimo gameplay. Ciao ciao!